Allora, com'è nato questo film produttivamente? Produttivamente è nato come sempre nascono i film nella nostra società, cioè italiani ed io, e a suo tempo italiani, io e Giuliani, eccetera, lavoriamo tutto l'anno insieme, cioè non è che ci incontriamo un certo giorno e decidiamo di fare un film. In particolare poi Affinità Elettiva è un film che gli italiani vogliono fare da molto tempo, che quindi è riuscito fuori, ogni tanto riusciva fuori e questa volta ha avuto un suo percorso. È un film che secondo me è perfetto anche, cioè il tema è anche giusto per applicarsi a un modello produttivo che io ritengo molto interessante, molto giusto e che spero sia il modello produttivo mio per i prossimi film e anche di altri, perché mette insieme e la nuova legge italiana che, come si sa, ha un particolare aiuto, dà un particolare aiuto ai film di qualità e insieme coinvolge gli organismi europei, per esempio in questo caso Euromedia Guarantee è entrata per la prima volta, credo, in un film italiano, dando delle garanzie alle banche molto particolari che è difficile spiegare. E è una effettiva coproduzione, nel senso che addirittura al 50% Francia, al 50% Italia, e quindi non di piccoli apporti ma di grossi apporti. E gli attori sono stati scelti con estrema libertà, senza essere legati, due italiani, uno francese, uno più, uno meno, quindi in modo molto libero. Ed è quello che secondo me dovrebbe succedere nel futuro. Adesso non è così, le coproduzioni sono molto legate, burocratizzate, un film io, un film te, chi ha fatto un film minoritario con la Francia deve fare uno maggioritario, altrimenti non c'è una parità tra Italia e Francia, per esempio. Mentre il modello di coproduzione europea dovrebbe essere assolutamente libero e ci dovrebbe permettere di rivolgersi a più mercati, perché un solo mercato oggi, in particolare quello italiano, ma anche quello francese, ma anche quello tedesco, non copre mai i costi di un film, specialmente di un film spettacolare, di un film in costume, di un film con degli attori di un certo peso. E quindi io ritengo che questo film sia la formula perfetta e il film perfetto, mi auguro, e come formula produttiva e come scelta di cast, di attori, di collaborazione. C'è una caratteristica di questo film dal punto di vista produttivo rispetto, a parte questa caratteristica che mi hai detto, diciamo, dal punto di vista più creativo, no? Espressivo rispetto ai precedenti? Sì, è molto diverso perché sono totalmente cambiati i rapporti con gli emittenti, con la RAI in particolare. C'è un rapporto con la SACIS, per esempio, per le vendite all'estero, che è modificato. Tutto si sta modificando, per la verità, perché la nuova legge ha modificato un po' tutti i rapporti e non li ha chiariti totalmente. Quindi diciamo che sono quasi delle situazioni sperimentali ancora, questi pochi film che sono stati fatti con la nuova legge italiana, per cui mettere insieme un po' tutte queste cose, equilibrarle e farle funzionare, io sono molto orgogliosa del lavoro di messa su di questo progetto, e perché è stato abbastanza complicato, ma credo che abbia sfruttato un po' al meglio tutte le possibilità anche economiche che ci offre in questo momento il mercato non solo italiano ma anche europeo. Per esempio, varie volte io avevo utilizzato meccanismi europei tipo Eurimage o tipo altri progetti media, ma è la prima volta che Euromedia Guarantee interviene in questo film e credo, ripeto, che sia la prima volta che interviene in un film italiano. Quindi, cioè, utilizzare un po' al meglio per cosa poi? Per dare la massima libertà agli autori alla fine, perché poi il progetto è quello di fare le cose in modo più tranquillo e più libero possibile. Microfono c'è, per cortesia, signora Volpi, ci parli del carattere europeo delle affinità elettive. Beh, devo dire che in questo momento ho un momento di grande soddisfazione, perché è stato abbastanza difficile costruire questo film appunto a carattere europeo, coinvolgendo sia la Francia, che praticamente è al 50%, quindi è una coproduzione paritaria, sia altri organismi europei tipo Euromedia Guarantee, che è intervenuta garantendo le banche che hanno finanziato il film. Insomma, è un'operazione, devo dire,
piuttosto esemplare, che io spero di ripetere anche in altri film e che credo che in questo momento sia favorita anche da una nuova legge italiana che aiuta il cinema in generale, in particolare il film d'autore, ma che comunque per una serie poi di problemi burocratici è stato molto faticoso mettere in piedi. Cioè, questo film ha avuto un grandissimo riscontro positivo sia dalla Francia che dagli interlocutori italiani tipo Rai, tipo De Laurentiis che lo distribuirà, Canal Plus in Francia, cioè immediatamente il film è stato accolto bene da tutti gli interlocutori economici e artistici. La messa poi in piedi pratica del progetto è stata molto faticosa e siccome è ben riuscita, dobbiamo dire che siamo molto soddisfatti. E la scelta di questi quattro attori? La scelta degli attori è stata una scelta di grande libertà, cioè l'aver fatto un film appunto più a carattere europeo e non come un pochino si rischia di fare adesso, la nuova legge aiuta i film italiani e quindi si tende a fare anche film tutti italiani, secondo me invece bisogna fare esattamente il contrario. Questo concetto invece di allargare il progetto a tutta l'Europa ha permesso agli autori di muoversi molto liberamente, che gli attori siano stati francesi o italiani o potevano essere di altre nazionalità, non è stato minimamente imposto dalla produzione e dai meccanismi di produzione. E questo poi è l'obiettivo, fare dei film con libertà e dare agli autori il massimo di possibilità di scelta. Siamo alla fine della lavorazione. E siamo molto soddisfatti, sono molto soddisfatti gli autori e degli attori, non tutti li conoscevano, non con tutti avevano già lavorato, sono molto soddisfatti gli autori, siamo molto soddisfatti tutti direi. Ci sono anche de degli ottimi rapporti tra noi, è stata una lavorazione particolarmente piacevole. Stop.